Da mascalzone. È morto, signore. Allora diciamo che ha una dannata faccia da mascalzone. Da vivo era un magnate della finanza. Questa, signore, sarebbe la sorella. La sorella più influente. Amen. Monsieur, monsieur, questo sarebbe l'ultimo prosciutto. La sorella più influente, signore, Amelia Hawthorne, anni 40, scrittrice, un romanzo tempo fa, Pamela sul sicomoro. È una donna complessa, la si ritiene autrice della carriera politica del marito, John Charles Donne, il ministro. Una figlia, Sara, 20 anni, nessuna foto sui giornali che noi possediamo. Ecco. Oh, dunque... Altra sorella del morto, Clotilde, anni 41, scienziata, un'autorità nel campo della chimica, dirige l'istituto. Come si vede, è femmina soltanto all'anagrafe. Lei, signore, è l'unico che l'abbia guardata così a lungo e con tanto interesse. Mary Hawthorne, terza sorella del defunto, attrice famosa. Per vederla l'ultima volta ho speso $10, ma non le rimpiango. Percepivo il mio stipendio a quell'epoca, signore. Anni 23, deve essere vero perché lo dice da qualche anno. Spengo. Le ricordo, signore, che fra 20 minuti le tre sorelle Hawthorne saranno qua nel suo studio per un colloquio da loro sollecitato con insistenza e da noi concesso. Le ricordo la grande ricchezza del defunto, l'importanza sociale della famiglia e l'attaccamento del sottoscritto al suo lavoro. Signore, io difendo il mio stipendio. Ho persino portato qua il proiettore per far vedere queste fotografie. E che bisogna lavorare. Se non lo vuole fare per me, lo faccia per questo povero Fritz, che fra poco non avrà più niente da mettere in una pentola. Dico per mancanza di fondi. Signore, io penso... Non batta. Bisogna farlo con intelligenza. Ragioni. Che cosa possono volere da noi le sorelle Hawthorne subito dopo la morte del fratello? Dal momento che si rivolgono a lei, signore, penso che ci stiano per consegnare una parte dell'eredità. Se dovesse trattarsi di cavilli testamentari, lei sa bene che io rifiuterei. Luce qui! Si tratta del testamento di nostro fratello, il testamento di Noel. Mi segue? È un diantus superbus. Avvocato, è un diantus? No, è un fresco di lana. Ma no, il fiore all'occhiello.
Non saprei. Si dice che lei sia un esperto di fiori. Orchidee, non altro. Ma lui no. Lui ha soltanto un abbonamento col fioraio sotto casa. Quando scende alla mattina si fa mettere un bel fiore all'occhiello. È un vecchio civettone. Mary. Mary, siamo venute a parlare dell'eredità. Di regola l'eredità era nobbiata per gli avvocati, non per gli investigatori. Devo supporre che l'avvocato Prescott non voglia o non possa districare la faccenda. Appunto. Parlo io. Permetti? Prego, signora. Ah, no. Signorina, signora è Amelia, moglie del ministro Dunn. Scusi, signora. No, signorina anch'io, dopo due divorzi. Oh, senti, Amelia, non mi guardare così. È proprio tu che a 16 anni hai scritto Pamela sul sicomoro e poi non permetti a tua figlia, che ne ha quasi 20, di leggerlo perché ha paura di scandalizzarla. Provi a leggerlo, signor Bull, provi, provi. L'ho già letto. Oh! Birichino. Ma deve pure inquadrarci, no? Bene. Primo, non abbiamo bisogno di un avvocato, c'è già lui. Ma dobbiamo trovare una persona decisa, che sappia trovare, direi inventare, una soluzione a un problema molto intricato. I fatti, signore, i fatti. Dopo l'incidente di caccia e la morte di Noel, nessuna di noi pensava al testamento, se non fosse stato Glenn a insistere. Ieri sera ce l'ha letto. Deluse? Ma infuriate. Più che altro sorprese. Direi sbalordite. Non posso aspettarmi un'esposizione serena dalle signorine. Avvocato Prescott, vuole parlare lei? No. Ma allora scusi, perché è venuto qui da me? Per impedire che si facciano delle sciocchezze. Da parte loro, naturalmente. E la prima sciocchezza, a mio giudizio, è quella di divulgare il contenuto del testamento. Sono sicura che il signor Wolf rispetta il segreto professionale. Il signore... È una professione anche per me, avvocato Prescott. Comunque, senza il signor Goodwin io sarei un orecchio senza il timpano. Lei diceva che l'avvocato Prescott ha insistito per leggere il testamento. Perché? Sapevo che ci sarebbe stata battaglia e volevo cominciare subito. Vuole decidersi a esporre ordinatamente? Mi ripugna. Si capisce, no? Con la figura che ci fai. Oh, Mary, pretendo, no? Io non pretendo nulla, mio caro. Clotilde e Mary, semmai. Già, pretendono che io avrei dovuto informarle quando Noel fece il testamento. Ma che avvocato sarei? Lo dica lei, signor Wolf. Non posso ancora giudicare. Tralasciamo i legati minori. A Sara, la figlia della signora Dunn, $100,000. $100,000 alla moglie Daisy. Al fondo studi scientifici dell'Istituto Berney, diretto da Clotilde Othor, $100,000. Follia! Perché? Noel sapeva che l'istituto è tutto per me. Sapeva che ci aspettavamo $1,000,000 e aveva promesso di darli, subito. Mm. Sì, ce li avrebbe dati, se non fosse morto. Noel era uno speculatore, un geniale speculatore. Contava di poter sfruttare le ricerche che stiamo facendo all'istituto. Era un affare per lui darmi quel milione. Lo sanno benissimo anche loro. Il seguito. Dopo un passo inteso a chiarire che le sue tre sorelle non hanno bisogno di nulla, Noel... Ecco, questa è la farsa finale. Chi gliel'aveva detto che io sguazzo nell'oro? Sapeva il contrario, invece, lo sapeva benissimo. Noel lascia loro un pensiero simbolico, a loro scelta, naturalmente. Una pera, una mela e una prugna della California. E il resto? 10 o 12 milioni di dollari, tutti ad una certa signora. Beh, diciamo signorina, Diana Kern. Niente. Non potete sapere niente di lei, era soltanto l'ultima amante di mio fratello. Ma il chiasso che si farà ora intorno al testamento sarà una rovina per noi. È indispensabile fare questo chiasso? Ne farà molto Daisy, la vedova di Noel. Impugnerà il testamento. Daisy Othor. Niente. Non avete mai sentito parlare della Dama Nera? No, no, prego, i giornali la chiamano la tragica figura. Una psicopatica che da 6 anni gira in casa e fuori con un gran velo in testa. Nero. Beh, ha il volto sfigurato. E poi bisogna darle continuamente ragione, se no minaccia di farcelo vedere. Mi fa un'impressione quella cosa lì. Ma è peggio di un romanzo d'appendice. Nessuno l'ha più vista in faccia dopo l'incidente.
Nostro fratello, suo marito, imbracciando un fucile per abbattere un corvo, lasciò partire un colpo. Poverino. Sì, ma perché non farle fare una plastica? Non l'ha mai voluta fare. Interessante. Per vendicarsi di Noel, univa se stessa e noi. Ci ha sempre odiato tutti. Sì. Ma stia fermo. Si era messa in testa, Daisy, che le distrazioni di nostro fratello fossero incoraggiate da noi. Un uomo come Noel non aveva certo bisogno che le sue sorelle gli presentassero ragazze. Insomma, Daisy ha creduto di punirci tutti. Povero Noel, aveva intorno un fantasma giorno e notte. In quanto alle notti sarà bene precisare che tra Daisy e Noel, sì, insomma, non c'erano più notti da un tempo immemorabile. Mary! Ma è maggiorenne, no? E deve pure inquadrarci. E poi, a letto Pamela sul sicomoro. Concludendo, nostra cognata, per vendicarsi di Diana Kern, l'amante che eredita tutto, non si farà scrupolo di travolgerci tutti. E mio marito non deve essere minimamente sfiorato da uno scandalo. E quali sarebbero i termini e l'ampiezza dello scandalo? Scandalo clamoroso. Quanto basta a distruggere la carriera politica di mio marito. Il testamento è ineccepibile? L'ho fatto io. Se ne vanta. E ho tentato di dissuaderlo, ma poi ho dovuto farlo. Ed è inoppugnabile. Tu sei una frana come amico e come avvocato. Mary. Sì. E la signora Daisy, nonostante che il testamento sia inoppugnabile, vuole agire. Perché? Dice che un bel processo distruggerà moralmente quella donna. Si figuri che cosa puoi portare a quella donna. Noi non possiamo esporci a contrattacchi di natura morale. Stai alludendo a me? Alla vita tumultuosa e immorale degli attori? No, Mary, non parla di te. È in causa mio marito. Perché è proibito a un ministro avere moglie e cognate litigiose. Signor Wolf, noi non ci possiamo permettere attacchi di ordine morale. Finché non sarà chiaro, chiarissimo, che mio marito non è minimamente implicato nello scandalo dell'Argentina. Capisce a che cosa alludo? Credo di sì. Una famiglia nota come la nostra, che accusa di, come si dice, di circonvenzione, di raggiri, di immoralità una donna come la Kern, deve essere una famiglia inattaccabile. E allora? Parla tu. Lei, Wolf, potrebbe intervenire nei seguenti modi. Primo, tentando di indurre Diana Kern alla rinuncia, totale o parziale, limite posto dalla famiglia il 50%. Secondo, convincendo la vedova Hawthorne a non attaccare la Kern, ma poiché l'una e l'altra azione, a mio giudizio, sono impossibili, lei, Wolf, dovrebbe risolvere il mistero dell'Argentina prima che Daisy Hawthorne trascini in tribunale sulla stampa tutti noi. Se la tassa di successione fosse del 100%, non avremmo di simili beghi. E la signora Daisy aspetterà? Ha promesso di aspettare. La sorveglia Sara, mia figlia. Ha bisogno di sorveglianza. Avrà capito che è un po' strano. Se non portiamo a casa la notizia che lei ha accettato, che Dio ci protegga. Lo scandalo dell'Argentina, correggetemi. Il ministro firma un accordo economico con l'Argentina, poi si viene a sapere che tutti gli utili vanno a suo cognato, ossia al defunto Noel Hawthorne, è così? Purtroppo. Allora? Allora? Prepari una lettera di impegno. $20,000 il tutto. È già pronta, signore. E una ricevuta di $5,000 di anticipo. Ma... No, avvocato, non si preoccupi. Se le cose non andranno a buon fine, metà dell'anticipo sarà da me restituita. Prego. No, lei rimanga, per favore.
la signorina Diana Pierre. Il signor Goodwin? Lei è Diana Kern? Sì. Ora lei crede di sapere il perché del testamento. La sua indagine è già conclusa. Chi le ha detto che io sono qua per... La manda l'avvocato Prescott, no? Dal suo biglietto da visita vedo che lei lavora per Nero Wolf. Prescott significa testamento, Nero Wolf significa indagine. Il signor Wolf vorrebbe parlarle. E manda lei? Vede, Wolf, se non si siede su una poltrona non soltanto larga, ma proprio appositamente studiata, non riesce a pensare. E perciò fa andare tutti a casa sua. Non me. Glielo dico subito. Posso sedermi? Si capisce, mi scusi. Posso offrirle qualcosa? Sì, grazie, volentieri. Un bicchiere di latte. È la sola cosa che non ho in casa, non devo ingrassare. Mi dispiace. Pazienza. Non sono turbata, ma irritata. Un amico inestimabile e insostituibile è morto da poche ore e già io mi sento sola. In un deserto popolato da lupi e così. Beh, la capisco, sa. È un uomo che ritenevo amico di Noel, l'avvocato Prescott. Si agita e agisce contro di me. No. Nessuno ha detto questo. La firma di Prescott sul suo lascia passare è già un tradimento. Mi creda, Prescott si trova in una posizione molto poco invidiabile. Assediato dalle sorelle Houghton e da quel fantasma. Lei la capisco, è umano che mi odi. Ma le altre fingevano di amare Noel e dovrebbero rispettare le sue ultime volontà, e invece... Sa, difendono alcuni milioni di dollari, E io difendo le scelte e la memoria di Noel. Lei difende dei valori morali. Non sia insolente. Il testamento è parso ingiusto a me per prima. Se una di loro fosse venuta da me a guardarmi negli occhi, a domandare, io gli avrei detto, ma neppure io lo capisco. Io non ho fatto nulla perché questa venisse. Da donna a donna avrebbe capito. Anch'io ho il diritto di essere capita. E in cambio avrei offerto un accomodamento. È proprio quello che loro vogliono. Troppo tardi. Ora sono io a non volere. Un accomodamento ora sarebbe offensivo per la memoria di Noel. E perché? Perché sono costretta a riconoscere che lui le aveva giudicate bene. Indegne. È una parola che io non uso. Ma loro sì. Perché loro non sanno. Non sanno che cosa, scusi? Che in ogni persona c'è sempre qualcosa di indegno. Le dispiacerebbe spiegarsi meglio. I fatti parlano da sé. Sì, ma io preferisco la sua voce. Vogliamo cominciare dalla moglie, Daisy, che io non conosco per niente. Amava suo marito? Chi può entrare nel cervello di una pazza? Lo puniva da anni per una disgrazia di cui egli aveva molto sofferto. Gli ha impedito di curarla. È odio puro. E Mary? Mary è una grande attrice, ma esibizionista. Si è ridotta alla miseria e non ha mai perdonato a Noel di non lasciarsi mungere senza limiti. E la signora Dunn, Amelia? Accusava suo fratello di averle fatto sposare John Charles Dunn per avere un appoggio politico negli affari. Era vero? Non lo so. Ha letto il romanzo che Amelia ha scritto prima del matrimonio? Pamela sul sicomoro. No, l'ha letto il signor Wolf, ma a me non l'ha lasciato neanche sfogliare. Mi considera ancora un bambino. Lo legga. Capirà molte cose. Ma mi pare che non ci sia rimasta che la scienziata, Clotilde. La più folle di tutte. Clotilde è anormale. È un genio. Le sembra un controsenso?
No, io so tutto sui geni. Io da anni lavoro con un genio. Clotilde è convinta di avere in testa idee sensazionali, e forse è vero. Sa cosa mi disse Noel un giorno? Se la mia morte assicurasse all'Istituto di Chimica $1,000,000, Clotilde mi ammazzerebbe. E lei? Lei è convinta di essere in una botte di ferro? Convintissima. Sa qual è il miglior ferro della sua botte? La simpatia. Se Wolf restasse incantato come sono rimasto io, sarebbe finita per le sorelle Hawthorne. Mi creda, rifiutarsi di andare da Wolf equivarrebbe a indispettirlo, a sfidarlo. Sarebbe capace di mettersi in testa che si tratta di un testamento falso. Falso? Un testamento redatto da Prescott e custodito da Prescott? È un professionista famoso, al di sopra di ogni sospetto. Ma lei no. Wolf sa benissimo che lei ha lavorato in alcuni studi legali e gli sarebbe facilissimo presentarla come la manipolatrice di un imbroglio. Movente, lucro, favoloso. Male che vada, la terrebbe in ballo per anni. Mi creda, Wolf è un mostro, capace di tutto. E se vado da lui? Si contenterà di trattare. Signor Goodwin, perché parteggia per me contro il suo datore di lavoro? Perché io sono un impulsivo, un sentimentale, sensibile alla bellezza. In un certo senso io integro le qualità della ditta e ne compenso i difetti. Non sono né stupida né ingenua. Wolf non avrebbe la fama che ha se il suo braccio destro fosse un playboy da strapazzo. Se accetto il suo invito, non è perché lei mi abbia incantata. Vengo perché devo difendere la volontà di Noel. Era pazza di me. Signor Wolf? Non so se... Devo vederlo subito. Suo nome, prego. Daisy Hawthorne. Della sua guardia del corpo. Je vous en prie. Non l'aspettavo, signora. È un po' colpa mia, sono una pessima guardiana. Devo sapere subito se lei è con me o contro di me. Un momento. Ma cosa diavolo fa? Occasione unica, il grande Wolf nel suo pensatoio. La perdoni, è una mania innocua. In famiglia ne hanno di peggiori. Mi consegni subito quella pellicola, avvolga e consegni. Nemmeno per idea. Non la spunterà, lasci perdere. Cosa c'è di male? Fritz, togli quella macchina alla signorina, avanti. A tu prima, monsieur, io provo. Fermo! Signorina, avvolga e consegni. Farò sviluppare io. E se la foto sarà di mio gradimento, gliene darò una copia. Non ammetto che circolino immagini mie non autorizzate da me. Promesso? Promesso. Ma dove la porti? In cantina, monsieur. Proverei a svilupparla. Da qua. Allora, è con me o contro? Ma che cosa le fa pensare che io sia contro di lei, signora?
Non si è accordato con gli Othor? E lei non è d'accordo con loro? Mio marito mi ha rovinato la faccia, non il cervello. Preferisco essere d'accordo con lei. Non mi fido di Amelia, né di Mary, né di Clotilde. Sono sorelle dell'uomo che ha fatto contro di me quel testamento. Prescott l'ha stilato. Le pare che debba fidarmi di quella gente? Non ascolti, zia Desi, siamo una famiglia di matti ma onesti, almeno credo. Non vedo dove voglia arrivare. Se io riuscirò ad indurre Diana Ken ad un accomodamento, nessuno le toglierà quello che le spetta quale moglie del testatore. Io sono odiata da tutti. Dal testatore, dalla sua famiglia, da quella Diana Kern. Quella poi sarebbe capace di accordarsi con tutti, tranne che con me. Non per tramite mio. Vorrei poterle credere. Glielo dimostro. Noi abbiamo bisogno di lei. Ad ogni costo non deve tornare a galla la faccenda dello scandalo dell'Argentina, ne sa qualcosa? Non molto. L'unica auto a non essere sensibile a questa esigenza, mi pare sia lei. Quindi hanno tutto l'interesse a tenerla buona. Convinta? Non capisco. Ma zia, non capisco. Zitta tu! È una bambina. Non deve combinare guai. Ecco tutto. È già un guaio che sia venuta qui senza preavviso. Io sto lavorando per lei e lei mi mette in difficoltà. Sa chi sto aspettando? Ora dovrò ricorrere ad espedienti che mi ripugnano. Dovrò farla fuggire di nascosto perché tra un attimo comparirà il signor Fritz Benner e annuncerà la signora Diana Kerr. Lo sapevo, lo sapevo. Non ci si può mai fidare di te, sai? Ma no, Signore! Vi prego, non costringetemi a dire cose sgradevoli, vi prego! Oh! Porta subito delle candele accese, il fuoco distrugge il fumo e qua mi si vuole affumicare. Porta delle candele accese! Questo, signore, è lo studio di un professionista, non una rena. Ha perfettamente ragione, signor Wolf. Ci siamo comportate come delle lavandaie. Perché offendere anche le lavandaie? E non infierisca. E chiedo scusa a nome di tutti. Sono stati gravemente disturbati i miei programmi di lavoro. Aspettavo Diana Kerr, sta per giungere. Ah sì, davvero? Entrerà qui. Noi presenti. No. Ci regoleremo secondo la mia intuizione. Il fatto è che non è facile intuire. Di questa signora Diana Kerr non so assolutamente nulla. Tutto quello che mi è stato detto appartiene al dominio del risentimento. Com'è questa donna? Vuol dire se è bella? Vuol vederla? L'ho fatta di sorpresa mentre uscivano dal ristorante. L'ho portata con me sperando che le fosse utile, signor Wolf. Tu sapevi? Mamma, non sono una bambina e non sono sorda. L'uomo è suo zio? Sì. L'aggeggio, Fritz. Non ci avevi mai detto niente? L'avreste fatta vedere a zia Daisy. E con ciò? Non volevo darle un dispiacere. Tesorino mio. Nessuna di loro conosceva Diana Kerr. Beh, è un'ottima occasione per prendere un primo contatto. Lo schermo, Fritz. Fai entrare, Fritz. Guardino pure la fotografia. Scusate l'irruzione, ispettore Kramer, il procuratore distrettuale Mendelbauer. Scusi, ma a casa Othorn ci hanno detto che avremmo trovato qui le signore. È urgente. È grave. La signora Dunn? Sono io. Signora Dunn, data la posizione di suo marito, ho creduto mio dovere non perdere neanche un attimo di tempo. E se le forme, se le forme possono apparire irritanti e sommari anche per il signor Wolf, ma penso che Wolf capirà subito. Dunque, non è facile. Mendelbaum, le signore sono maggiorenni, abbiamo molto da fare. Già, con la lanterna magica, vedo. Dunque, il signor Noel Othorn è morto nella villa di campagna del signor ministro Dunn, alla periferia di... Nella contea di Rockland, lo sappiamo, sì. Mendelbaum, lo sappiamo. Non si faccia scrupoli, signor procuratore. La morte provvisoriamente rubricata come accidentale è un assassinio. Kramer. È impossibile. Impossibile. Signora Dunn, purtroppo abbiamo le prove. Il signor Noel Othorn è stato assassinato. Impossibile.
Non sono riuscito a raggiungere telefonicamente il signor ministro e sono corso qui da lei. È questione di minuti, signora, poi si scatenerà la stampa e non ci sarà più niente da fare. Il delitto è stato provato senza ombra di dubbio. Povero fratello mio, non posso crederci. Amelia, smetti di piangere sui tuoi interessi. Io ci credo. Noel è stato assassinato. Sì, sì, assassinato. Questa è l'assassina! Eccola qui! Signor procuratore, questa donna si è fatta fare un testamento in suo favore di 12 milioni di dollari. Mio marito poteva anche perdere la testa per qualcuna, ma non fino a questo punto. L'avrà anche scritto un testamento per farle piacere, ma l'avrebbe stracciato poi, ne sono sicura, se lei non l'avesse ucciso prima! Ma cosa fa? Seguitela! Stia calma, ogni cosa a suo tempo. Incidenti del mestiere. Da anni non ho visto un ceffone simile, nemmeno al cinema. L'accusa del fantasma Diana non sembra reggere, perché è insieme ovvia e incredibile. Una donna capace di farsi lasciare 12 milioni di dollari, una donna capace di aspettare, ha buona testa, per di più ha conoscenza e esperienza della legge. Spieghi al signor Panzer e al signor Cutter. Diana Kern è stata impiegata nello studio legale di Prescott Davis. Sì, ma signor Wood... Se il testamento era noto prima della lettura ufficiale, tutti i membri della famiglia parrebbero esclusi dal delitto. Infatti, la morte del testatore andrebbe ad esclusivo vantaggio di Diana Kern. Ma la famiglia non conosceva il testamento. Ne è sicuro? Me l'ha detto Prescott. Gli ho estorto anche la confidenza che prima esisteva un altro testamento. Mi scusi, il testamento precedente, ma non è annullato da quello successivo? Cominciamo da certe premesse. Il signor Good mi ha riferito il pensiero di Diana Kern a proposito delle sorelle Hawthorne. Mary, una megalomane rovinata, ha sempre bisogno di denaro. Complicazioni a noi ignote potrebbero averla indotta... ad uccidere? Allora anche Amelia. A volte la politica è compromessa con i gangster, si uccidono persone più influenti di Noel Hawthorne. Può essere anche un delitto politico. Non ci dimentichiamo lo scandalo dell'Argentina, che del resto è l'unica ragione ufficiale del nostro intervento. Noi non ne sappiamo nulla, ovvero. Sappiamo che ha screditato il ministro, marito di Amelia, ed arricchito il morto. Può trattarsi di vendetta, sì. Oppure un mettere a tacere chi sapeva troppe cose. Signori, sotto milioni di dollari è possibile trovare di tutto. In questo senso non c'è membro della famiglia che dovrebbe essere esente da sospetti. Vabbè, allora come pura ipotesi di lavoro, perché non proviamo ad incriminare la scienziata Clotilde? Subito, sempre nell'ignoranza del testamento, Clotilde ha bisogno di un milione di dollari per le ricerche. È una fanatica, idolatra il proprio genio. Si può avere la possibilità di montare un delitto perfetto. Lei ci crede? No. E se restassimo coi piedi per terra e provassimo a domandarci anzitutto a chi giova? Cioè, cui prodest? Beh, la morte di Noel Hawthorne gioverebbe anzitutto a Diana Kern, sempre se il testamento è valido. In questo caso dovremmo rinunciare ai nostri onorari, perché Mendelbaur e Kramer arriveranno molto prima di noi a dimostrare che Diana è colpevole. Per favore, mi chiami Fritz. E noi che dobbiamo fare? La carta, per favore. Fritz, vorrei soltanto un soufflé paradis. Ma il è troppo tardi, monsieur. A quest'ora il paradiso è irraggiungibile. A me si chiedono mete molto più difficili. Fai miracoli anche tu, Fritz. Bene, individuiamo le abitazioni, gli uffici, i luoghi presumibilmente frequentati dai nostri personaggi e dividiamoci i compiti. Sì, dividiamoci i compiti. Noi ci dividiamo la città a fette. E lei si divide il soufflé paradis. No.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il y a un soufflé très bon. Monsieur Wolf, il paradiso è servito. Oui, monsieur, è sullo scaldavivande. La prego, vada subito a tavola, lei sa che i soufflé non possono attendere. Grazie, monsieur. Non ci sono per nessuno. Mi dispiace, Wolf, ma non posso aspettare. Neanche il soufflé, Kramer. Vabbè, allora mi dia un'informazione così sui due piedi e me ne vado. Non portate proprio rispetto a niente. Che cosa le serve? Lei deve dirmi il nome della signora che ha preso a schiaffi Goodwin. Lei è stato in casa Otto. Ecco, avrà domandato in quella casa chi sia la signorina degli schiaffi, no? Ecco, che cosa le hanno detto? Non rispondono. Dicono che non l'hanno mai vista prima. È la pura verità. Ho fame, Kramer. Vabbè, allora io mi siedo qui e non me ne vado finché non mi avrà risposto. È un ricatto e allora preferisco fargliene uno io, eh. Lei mi dica a che punto è con le indagini e io le dirò quanto so della schiaffeggiatrice. D'accordo, parli. No, parli prima lei, scusi. Mi dica, chi c'era nella villa al momento del delitto? No, tutti. Il ministro e sua moglie celebravano le nozze d'argento. C'erano le sorelle Hawthorne, l'avvocato Prescott, Sara, i segretari, i guardiani della villa moglie e marito. Tutti riuniti, è strano. È noto che tra il ministro e suo cognato sia la vittima c'era un urto gravissimo. Lo scandalo dell'Argentina. Forse proprio per questo. Per dimostrare al pubblico, alla stampa, che se scandalo c'è stato è un fatto estraneo alla famiglia. Tempi delle presenze nella villa? Tutti insieme. No, tranne l'avvocato Prescott e Sara, che sono arrivati da New York dopo. Dopo quando? Dopo il delitto. I guardiani? Oh, al di fuori di ogni sospetto, gli accertamenti sono convincentissimi. Sì, queste cose le fate bene, accetto anch'io. Perché sulle prime è stata accreditata l'ipotesi della disgrazia? Noel Hawthorne è stato trovato in una macchia di pruni, pareva fosse rimasto impigliato. I pruni o un ramo potevano aver fatto partire il colpo che l'ha preso in faccia. Quali invece le prove del delitto? Le canne del fucile erano state pulite all'esterno da poco e con un mezzo insolito che ha lasciato delle striature impercettibili ma che sono state accertate dagli specialisti. Finito? Non può essere tutto. La vittima era fuori da più di un'ora a sparare a corvi e a avvoltoi. Il fucile doveva essere ricoperto di impronte. Invece ne sono state trovate poche e tutte della mano destra del morto e tutte di solo quattro dita, escluso il pollice, stampigliate come timbri. Insomma, fatte artificialmente dopo quella ripulitura. Lei ha detto pulite con un mezzo insolito. E cioè? Lei ha presente quell'erba arida e vetrosa? Con quella l'assassino ha pulito il fucile dalle proprie impronte, lasciando quelle striature che le ho detto. Le vostre conclusioni? Impossibile il suicidio, impossibile la disgrazia. L'assassinio è avvenuto a bruciapelo con il fucile della vittima. Vesti in ordine? No, come se uscisse dal sarto. Terreno? Normale, qualche ramo spezzato sotto il corpo della vittima. Insomma, l'assassino era uno o d'una di cui la vittima si fidava. La sola conclusione evidente è che l'assassino ha sparato, ha strappato l'erba, ha pulito il fucile, poi ha afferrato la destra del morto e ha timbrato le impronte in fretta e furia, come poteva e dove poteva. È tutto qui. Buongiorno. No, un momento. Ora tocca a lei, eh. Ma cosa vuole che le dico? Sa solo che quella signora si chiama Diana Kerr. Ma come, quella che eredita tutto? Sì. Ed era qui con gli altri, insieme alla moglie dell'amico. Si vede che lei non frequenta l'alta società, Kramer. E cosa le è venuta a fare qui? A schiaffeggiare Goodwin e a trattare un accomodamento. Un accomodamento in casa di Nero Wolf, ma andiamo. Non è lei la mia cliente. Parola? Parola. Ha visto la faccia di Diana Kerr appena entrata qui. La notizia l'accusa di assassino era l'ultima cosa che potesse aspettarsi. No. Niente esclude che potesse essere un'attrice migliore di Mary Hawthorne. Ma anche lo schiaffo a Goodwin aveva una sua logica interna. Era sdegnata, si è sentita tradita. Ha pensato ad un tranello. Non si aspettava quello che ha trovato qui. E la mia lunga esperienza mi insegna che un assassino si aspetta sempre di tutto. E non si lascia sorprendere mai. Ha un alibi questa Diana Kerr. Cosa vuole che le dica? Cosa vuole che le dica? L'ho vista come lei qui per la prima volta. Vabbè, lo scoprirò io. Me ne informerà? D'accordo. Mi dispiace di averla fatta tardare. Dov'è il soufflé, Felice? Era un soufflé. Questa Kramer me la dovrà pagare. Cosa ci avevi messo? Il cuore, monsieur.
Cerchi e metta da parte l'indirizzo e il telefono di Raymond Plain. Mai sentito nominare chi è? Il più grande botanico americano. Uno degli esperti che fa onore ai discendenti di Linneo. Senta che in un momento come questo lei si metta a pensare alle sue orchidee. Appena possibile mi ricordi di mandare Orri e Saul nella villa dei Dan, quella del delitto, come si chiama? Sì, sì, ho capito. È nella contea di Rockland, la troveremo subito. Voglio un ciuffo di tutti i tipi d'erba che si trovano nel raggio di 10 metri dal punto in cui è stato rinvenuto il cadavere. Capito? No. Anche lei ha perso il senso della natura, come quel contadino inurbato di Kramer. Ma è meglio così. Lei non è certo più sciocco di un poliziotto newyorkese. Se non capisce lei vuol dire che abbiamo un piccolo vantaggio su Kramer. Qualcosa non va, signore? Se permette vorrei raccontarle cosa successe a mio zio a Longchamp, quella volta che si chinò per allacciarsi una scarpa e si ritrovò insellato con un fantino sulle spalle. Allora? Arrivò secondo, signore. Fritz, l'ultima volta che me l'hai raccontata era arrivato quarto. Ho alterato di proposito la classifica per tenerla su di morale, signore. Zabaglione? Fritz, se non ci fossi tu, io non potrei permettermi un cuoco così raffinato. Tu nei miei confronti sei la sola ingiustizia che vada a mio favore, tutte le altre mi sono contro. Cattive notizie, signore? Peggio, nessuna notizia. Non si parla di delitto. Ma perché non dicono nulla? Fritz, le famiglie importanti sono pericolose. Allo? Monsieur Panzer. Ci sono. C'è. Sì, dimmi, Panzer. Sì, eh? Perché parli in quel modo? Ah. Sì, un momento. Fritz, scrivi. Sì, dimmi. 913, undicesima strada, 25° piano. Sì, Dawson. Va bene, corro. Eh? D'accordo. Sì, d'accordo, corro. Scritto? 913, undicesima strada, 25° piano, Dawson. Grazie. Se vedi il tuo principale, digli che sono andato a lavorare, io, ma non ti dire dove, costringiamolo a pensare. Teniamolo un po' sulla corda, sennò si impigrisce e addio. I geni vanno tenuti svegli. Due suonate corte e una lunga. Volevo aprire la porta soltanto a te. Chi è? Ha cenato con Diana Kern, l'ho seguita fin qui. Sì, va bene, ma chi è e perché sei nel suo appartamento? Quando ha lasciato la signora si è messo a camminare come un pazzo, parlava da solo. Poi ha cominciato a fermarsi in tutti i bar. Il pieno l'ha fatto nell'ultimo, qui sotto casa sua. Tanto pieno che il barman ha detto, se qualcuno non lo porta su, giuro che lo sdraio sul marciapiede. Su dove, dico io. E quello mi ha indicato la casa. Io non l'ho detto, sono stato boy scout, sarà la mia buona azione del mercoledì. Giovedì, fa lui, sono le tre piccole del giovedì. Non ti dico a trovargli le chiavi in tasca. L'ho sistemato sul letto, gli ho nascosto i pantaloni casomai si fosse svegliato prima di me. E ho fatto un pisolino. Potevo svegliarti a quell'ora? No, certo. Sei un amico. Il tuo latte.
ma poteva svegliarsi lui e andarsene mentre tu dormivi anche senza pantaloni? Impossibile, ha tentato. Ha chiesto acqua e gli ho fatto trangugiare un bicchierino di whisky. Quello lì, pieno. Ma sei matto? E il fine era buono. Non mi hai ancora detto chi è? Sulla porta c'è scritto Dawson. Dai documenti risulta un altro nome. Evidentemente questo è il suo piedaterra di New York, non è la sua casa. Forse sperava di portarci la ragazza. Lei gli ha detto no e lui si è sbronzato. E il nome vero? Eugenio Davis. Da questi risulta che è avvocato e socio dello studio legale Prescott & Davis. Saul, li abbiamo in pugno. Chi? Non lo so, ma qualcuno di certo. Adesso noi perquisiamo centimetro per centimetro questo appartamento. E se riusciamo a trovare qualcosa che somiglia a un testamento diverso da quello che tu sai, usciremo volando dalla finestra. Arci, sai se noi troviamo quel testamento, Wolf ci bacerà sulle guance. Beh, non esageriamo. Perché non ti piacerebbe? Ah, no. Non sai quello che perdi. E di lui che facciamo? Goccino più, goccino meno. Allora, qui è casa Wolf, all'apparecchio del signor Fritz Brenner, fuori servizio oggi. Ah, e lei, signor Goodwin? Ci sono novità? Ok, qui ci sono soltanto fotografie di Diana Kern. Anche con dedica, sì. Eh? No, Fritz, non vorrei che fosse pericoloso, sei... è una gran bella donna e... La defunta signora Brenner era una splendida donna, signore. Ma Glisson ha trovato il testamento? No, niente. Saul ha guardato dappertutto. Anche nella stanza da bagno. Sì, ha guardato anche lì dentro. Soltanto le prove di una grossa cotta. Fritz, cotta è come dire amore. Ma lei insiste, signore. Io so cos'è una cotta. La deliziosa defunta signora Brenner ne fece prendere una terribile all'ex borgomastro di Lubecca. Ah, vabbè. Passami il principale. Ma come, signor Goodwin? Io credevo... Cosa? No. Reciti forte, Sao. Non è in casa. È uscito per lavoro, ha dovuto rassegnarsi a prendere un taxi, non torna a casa a cena. No. Pronto? Pronto, ma mi abbandonate tutti? Deve essere successa la fine del mondo. Thank you.
Prego, signore. Vado ad annunciarla al signor ministro e al signor Wolf. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ha fatto paura, signorina Dan. Volevo sapere come son venute. Che cosa? Il signor Wolf non le ha detto che mi ha sequestrato il rullino? Ah, sì, no, me l'ha detto il cuoco. Beh, mi ha promesso che lo fa sviluppare e poi me lo dà. Ci tengo molto alla foto del signor Wolf. Lei crede che manterrà la promessa? Beh, per il momento sono lì, sa, con quello che è accaduto non abbiamo avuto il tempo. Non potremmo metterci d'accordo noi due? D'accordo. In che modo? Faccia lei il prezzo, ma voglio quelle fotografie. Guardi, per me il prezzo è bello e fatto. Si tratta di uno scambio. Io le prometto di farle avere quelle foto molto presto. Lei si impegna a darmi un'informazione subito. Ci sto. Ma se non so dirle niente? Come siete riusciti a estrarre Wolf da casa sua e a farlo venire sino qua? È stato un colpo meraviglioso, un'idea di zia Mary. E cioè? Ha telefonato al signor Wolf dicendogli che lei era qui ferito gravemente da un colpo di rivoltella. Io? Zia Mary è al teatro nel sangue. E lui è uscito così? Sì. Subito? Sì. In taxi? Sì, dopo mezz'ora era qui. E poi come ve la siete cavata? Come al solito. E cioè? In una famiglia dove c'è un ministro, tutti combinano guai perché credono che il ministro li aggiusti. Infatti ci ha pensato papà a rabbonire Wolf. Beh, complimenti. Soltanto voi siete stati capaci di fare una cosa simile. Avrei bisogno di un altro favore. E cioè? Mi faccia parlare subito con il signor Wolf. Ma nessuno dei miei deve saperlo. Non potrebbe dire a me. A lei? Il signor ministro e il signor Wolf l'aspettano. Grazie. Dove? Nello studio del povero signor Hawthorne. Ci pensi, eh? Dove posso ritrovarla? Lo dica, James. Mi troverà lui. Prego, signora. Ti ho vista, zia Daisy. Aspetta, mi senti? Senti, zia Daisy, devo dirti una cosa. Devo dirti una cosa, aspetta. Ah, senti, lo sai. Senti, zia Daisy, guarda. Nessuno mi creda. Come faccio a crederle dopo quello che avete fatto a me? Signor Wolf, le ho già chiesto personalmente scusa. Cosa vuole di più? Le ho spiegato, dissi fatelo venire qui ad ogni costo. E mia cognata ha interpretato a modo suo. È una grande interprete, Mary. Un'ignobile messa in scena. Ne convengo. Un ministro non dovrebbe avere famiglia. Scusa, cara. Non parliamone più. Grazie, signor Wolf. Avanti. Prego, signore. Sono Dan. Sono Goodwin. Prego. Mia moglie? S'accomodi. Prego. Prego, prego, si accomodi. Novità? Sì, nel settore di Saul. Dica, desidero che sappiano quello che stiamo facendo. È a suo agio, parli, no? Saul Panzer sta seguendo un tale che ieri notte ha passato parecchio tempo con Diana Kern. Chi è? Un certo Eugenio Davis, dello studio legale Prescott Davis. Davis? Cosa, lo conosce? Non molto, ma conoscendo Prescott ci siamo incontrati qualche volta. Lei ne sa qualcosa di più? No. Cioè, sì, una cosa che quadra poco e forse posso sbagliarmi. La prego, giudicherò io. Lo conosco pochissimo, ma so che tra lui e Prescott da tempo corre persino voce che intendano dividersi. Accertare come, perché, quando? Sì.
Devo occuparmene io. No, no, basteranno Orri e Saul. Noi abbiamo ben altro da fare. Ah, a proposito, sono lieto di vederla in buona salute. Signor Wolf, la prego. Dicevo, Godwin, che sono ben contento di vederla in buona forma perché avremo molto da fare. I signori Dammi affidano le indagini sull'assassino del signor Otor. Sì, questo l'avevo capito. Per quale altra ragione altrimenti lei si sarebbe precipitato qui? Ma nello stesso momento in cui mi affidano le indagini, sono poco propensi ad informarmi circa lo scandalo dell'Argentina. Ma no, non è così. Solo mi dispiace di essere costretto a difendermi. Vorrei essere al di sopra dei sospetti. In democrazia, in criminologia, nessuno al di sopra dei sospetti, signor ministro. E poi se anche io la mettessi al di sopra, che cosa farà la polizia? La polizia dovrà rispettarmi. Ammettiamo, ammettiamo. Ma la stampa? Beh, subito dopo l'annuncio del prestito all'Argentina, qualcuno scoprì che una società d'affari, di cui Noel era presidente, si era accaparrata quasi tutti i diritti, rilevando proprio in Argentina gli stabilimenti agricoli e industriali ai quali andava il nostro prestito. È stata un'informazione tempestiva. Sì. Come aveva potuto sapere il signor Otor? Non lo so. Da lei? No. Da sua moglie? Con mia moglie non parlo mai d'affari, né privati, né pubblici. La sua segretaria, allora? No, fu tenuta fuori proprio perché la cosa era delicatissima. E gli argentini, allora? Da parte argentina può essere trapelato qualcosa? Impossibile. Perché? Se fossero stati scorretti, l'avrebbero fatto loro l'affare e non l'avrebbero portato qui ad un altro, elementare. Pare anche a me. C'è stato un incontro tra lei e l'incaricato argentino? Uno solo. Dove? Qui, in casa di Noel. Signor Dan, questo spiega la sua ripugnanza a parlare della cosa, ma giustifica anche una mia precisa richiesta. Tutti i membri della famiglia devono sottoporsi al mio interrogatorio e nessuno deve offendersi se lo tratterò come un potenziale colpevole, perché... perché lei l'ha capito, vero? Il colpevole è qui, nella cerchia familiare. Un momento. Se poi davvero troverò il colpevole in questa casa, io lo consegnerò alla polizia, chiunque egli sia. Parlo dell'assassino, signor ministro. I due fatti possono convergere sulla stessa persona. La mia carriera, a meno di un miracolo, è già rovinata. Non mi resta che mettermi nelle sue mani, con lo stesso spirito di verità, di lealtà e di giustizia che mi hanno sempre guidato. Ah. Bene. Cosa faceva al momento del delitto? Avanti. Il procuratore Mendelbauer e l'ispettore Kramer desiderano parlarle. Beh, possono aspettare, no? Li faccio accomodare nel soggiorno. La signora Daisy vuole che il soggiorno sia lasciato libero. Aspetta visite. Faccio lei, James. Bene, signore. Cosa faceva? Spaccavo legna. È un esercizio che mi distende, poi quel giorno c'era tensione. Per lo stesso motivo, immagino, Noel prese il fucile e andò ad abbattere corvi. Qualcuno ha sentito contemporaneamente i colpi d'ascia e i colpi di fucile? Non lo so, certo di tanto in tanto mi riposavo. Si riposava a lungo? Sì. Grazie della franchezza. Lei sospetta di qualcuno? Sì. Allora? Non intendo parlarne. Non con Mendelbauer e Kramer. Naturalmente loro hanno bisogno di prove. Io invece ho bisogno anche delle impressioni, delle sensazioni. La prego, chi tra gli ospiti della villa? Daisy, sua moglie. John Charles. Amore mio. Perché? Non tanto perché lo odiava quanto perché è malvagia, perfida. Beh, anche lei aveva un buon motivo per odiare Hawthorne e tuttavia stiamo cercando di dimostrare che lei non c'entra, signor ministro. Ha voluto la mia opinione. Andiamo avanti. Lei, signora Dan, cosa faceva? Dov'era al momento del delitto? Non si è allontanata dal giardino. Ci sono testimoni? Il segretario era con lei. E la polizia potrebbe provare che il segretario è persona tanto fedele da mentire per fedeltà? Sì, certo. Comunque lui dirà la verità. Brava cara.
Signor Ministro, la polizia... Signor Wolf, se ricordi Kramer e il procuratore, se si mettono in testa che stiamo concertando un piano di difesa... Giusto. Vadano pure, ma dia disposizione che tutti i membri della famiglia vengano da me, uno alla volta. Da chi vuol cominciare? Dalla signorina Sara. Ma mia figlia arrivò per ultima, arrivò dopo. Appunto, noi cominciamo dal fondo. Perché Sara? Perché me lo ha chiesto. Ma cosa vuole da me? Ma provare l'emozione di parlare con un genio. Ho assolutamente bisogno di birra. 10 contro 1, che in questa casa non hanno né latte né birra, è una casa troppo chic. Ah, a proposito, grazie per essere venuto. In taxi. Per il motivo, volevo dire. Avanti. Per cortesia, un bicchiere di latte e qualche bottiglia di birra. Intanto potrei servirle un cocktail, whisky, cognac. E nel frattempo manderò a prendere la birra. Aspetto. Intanto mi sembra di capire che il latte c'è. Come mai chi beve latte è innocente? Lo bevo io, signore. Soffro d'ulcera. No. Che facciamo? Cancelliamo il maggiordomo dalla lista dei sospetti. Lo aggiunga. Lo aggiungo. Piuttosto c'è una... Grazie. Beh, meglio che uno schiaffo, eh. Ma cosa vuole da me? Che cosa c'è di tanto urgente? Mi hanno rubato la macchina fotografica. Ma no, per fortuna abbiamo Kramer qua sul posto. Era questa la grande confidenza che voleva farmi? Prima dite raccontateci tutto e poi... Del resto avevo già fotografato tutti, vivi e morti. Ma ero stancata. Anche il morto aveva ripreso? Da lontano, con il gruppo che lo circondava. Era nascosta dietro un cespuglio. La vide qualcuno? Tutti. E la scena colta da lei fu ripresa anche dal fotografo della polizia? Credo, eravamo lì insieme. Allora niente di grave. Piuttosto, come mai lei era alla villa quel giorno? Non è certo il tipo che si lascia incastrare da una festa di famiglia. Infatti non volevo andare, ma Glenn ha tanto insistito. Chi è Glenn? Glenn è Jack. L'avvocato Prescott. L'avvocato Prescott. Da quando in casa si sono convinti che è inutile farmi le paternali, di me si incarica Prescott. È il cane San Bernardo della famiglia. Mi fa tenerezza. Anche per sua zia Mary è un cane tanto mite? O non è un lupo feroce? Perché non se lo fa dire da lei? Lei sperava in un testamento diverso da quello che è poi venuto fuori? Speravo, certo. A quanto ammontano i suoi debiti? Io dico sempre ai miei autori di arrivare al sodo, ma mi sembra che lei esagera. Cosa ne sa lei che ho dei debiti? La cifra, quanto? Non la riesce proprio di perdonarmi, per averla fatta arrivare fin qua. 100-120 mila dollari, non so la cifra esatta, la domandi a Prescott, ho fatto i conti con lui. Leggo i giornali. Lei rifiuta Hollywood per amore del teatro, non posso credere che un'attrice rifiuti $1 milione e uccida poi per 100 mila. Vada, vada. Quindi secondo lei Mary avanti. Il signor Saul Panzer desidera vedere urgentemente il signor Wolf. Faccia passare. Però prima la signora Hawthorne vorrebbe parlarle. Dopo il signor Saul Panzer. Dopo nessuno, ho fretta, un impegno molto urgente. Il signor Saul Panzer, per cortesia. Ho detto che ho fretta? Se avesse davvero tanta fretta sarebbe meno reticente. Questa è casa mia e non intendo essere insultata. Io non insulto nessuno, esprimo un parere tecnico. Allo stato attuale delle indagini, in una graduatoria delle persone sospette, lei al secondo o al terzo posto. Parlo per la polizia. Sospetta? Di che cosa? Di assassinio, signore. Io? Avanti. Novità? La persona ha ricevuto una telefonata. Si è svegliata prima del previsto, è qui. Come qui? In questa casa? Fuori. E cosa fa? Guarda le finestre. Non dovevi lasciarla neanche per un attimo, torna giù. Nessun pericolo, ci pensa Orri. Ma cosa ci fa qui, Orri? È qua sotto, non all'ingresso principale, è davanti al cancello del giardino.
Vado a parlare con Orri. Ciao. Lei si aspettava un testamento così poco favorevole? No. Secondo lei è mai esistito un testamento precedente meno ostile alla famiglia? Sì. Si rende conto che questa risposta è pericolosa per lei e per tutti i suoi? Sentiamo, ci fai? Seguo Diana Kern, è là dentro, in casa degli Hawthorne, da 5-10 minuti. Diana Kern è qui dagli Hawthorne? E l'avvocato Davis? Quello che Saul ha messo a nanna è vegliato come un bimbo, laggiù 200 metri a destra, in un bar, e naturalmente beve. Scusatemi. Signor Wolf, ho cambiato opinione su Diana Kern. Le ho telefonato di venire da me. E verrà? Ha detto di sì, perciò ho fretta. Mi scusi. Che c'è, scusi? Saul Panzer vorrebbe parlarle. Ebbene, ma non può venire qui, eh? No. Scusi. Prego, prego. Beh, ma dove? Diana Kern è giù nel soggiorno. Ebbene, lo so. Sa anche che sta parlando con Desi Hawthorne? Desi Hawthorne è questa. E anche giù. Glielo giuro, lei sa che io bevo solo latte. Una delle due è falsa. Acuta deduzione. Bisogna scoprire la vera. Eh già. Provveda lei. Appunto. Mi scusi, diceva un invito a Diana Kerr. Ne deduce qualcosa? Che se fosse colpevole non verrebbe. Signor Goodwin, ho bisogno degli appunti. Provveda. Mi scusi, sono desolato. Ma finitela! L'avete fatto apposta! E va bene. Chi è lei? Desi Hawthorne. Sì. Mi ha operata il miglior chirurgo di Parigi. E lei seguitava a recitare la parte del fantasma. E suo marito non aveva mai scoperto questo trucco? No. È un trucco recente. Non aveva avuto l'occasione di scoprirlo. Ero tornata dall'Europa da poco e non c'è stato il tempo. Sta di fatto che l'ha diseredata. È vero. E non lo capisco. Mi credeva sfigurata per colpa sua. Avrebbe fatto qualunque cosa per riparare. Insomma, lei si è imposta questo supplizio per danaro. Per vendetta. Perché non gli venisse in mente di chiedere il divorzio? Non ne avrebbe mai avuto il coraggio. Lei amava suo marito? I rapporti fra un uomo e una donna sono spesso più complessi di quanto la gente di fuori possa capire. C'è qualcosa di strano in questo fatto. Allucinante. Quale? Per un incidente suo marito la sfigura con una fucilata in faccia. Ed ora muore per una fucilata in faccia. Che cosa vuol dire? Che è troppo perfetto. Niente altro. Secondo lei, Diana Kern sapeva che Noel non avrebbe mai chiesto divorzio? Credo di sì.
Una donna sa sempre o sente queste cose. Ma poi perché avrebbe dovuto sposarlo? Aveva da lui tutto quello che voleva. Se può fargli piacere, penso anch'io la stessa cosa. La plastica resterà un segreto fra noi? Nella misura in cui lo permetteranno le indagini. Lo permetteranno? Perché io so chi ha ucciso. Ho la prova. Quale? Un fiordaliso. Accanto al cadavere di mio marito fu trovato un fiordaliso mezzo appassito. E chi lo trovò? Non lo so, ma so che fu trovato. La sera ho sentito che ne discorrevano Prescott, Amelia e Clotilde. E lei era presente al discorso? No, ma ascoltavo. Da dietro la porta. Ci si difende come si può. E Prescott diceva che avevano fatto bene a fare sparire il fiordaliso. Quando c'è da difendere Mary sono tutti d'accordo. Cosa c'entra Mary? I fiordalisi li aveva lei sul petto tutto il pomeriggio. Perché mai la odia tanto? Le odio tutte. Perché anche per colpa loro, se Noel si è allontanato da me. Secondo lei, dunque, Mary potrebbe essere l'assassina. Ma il movente? I debiti, sì. Spesso Mary chiedeva dei soldi a mio marito. E l'ultima volta Noel ha risposto proprio così. Alla mia morte, non prima. Lei era presente? Ho sentito. Lei stava origliando, stava difendendosi come al solito. Ha mai parlato del fiordaliso alla polizia? Non ancora. E ha fatto bene. La polizia non crede ai fiori. Ma sa che l'odio, signora, l'odio può bastare come movente. Ma... il velo. Corro dalla gemella, vorrei assistere all'incontro. A me ne basta una. Alzato. Si sente meglio? Lei mi conosce? Diciamo che la riconosco, anche se l'ho vista soltanto una volta, in mutande. Lei chi è? Non l'ho mica vista per caso Diana Kern. No, sa dov'è? Ma era qua. Ecco, esattamente lì era. Se n'è andata, non è possibile, tenevo d'occhio la casa. Sono entrato proprio perché non usciva. Sono preoccupato. È troppo tempo che è qui. No, stia tranquillo. Questa è una casa per bene. Lo dice lei? Ma probabilmente sarà di sopra a firmare dei documenti. Firmare? Non deve firmare niente, la imbrogliano. Ma io ho dei motivi per dire questo. Insomma, lei chi è? Dopo. Prima mi dica come mai ha saputo che Diana Kern sarebbe venuta in questa casa. Lei è un poliziotto. Meglio di un poliziotto. È qui per l'assassinio di Noel? Come fa a sapere che Noel è stato assassinato? Lo so. La notizia era ancora segreta. Ma non per me. L'ho saputo da Diana. Mi ha telefonato che sarebbe venuta qui. Voglio vederla subito, capisce? Siete amanti? Vuole uno schiaffo. No, grazie. In questa storia ne ho già avuto uno. Lei comunque è innamorato cotto di Diana Kern. No, non è vero. Sì. Lei ha nel portafoglio delle fotografie di Diana Kern con dedica. Anche a casa sua ne ha centinaia, in tutte le pose. Se lei dice questo, io l'ammazzo con le mie stesse mani. Oppure mi spara in faccia. Ho l'impressione che lei si è allenato. Scusate, ma ci cacciano dallo studio. Devono aprire ufficialmente la cassaforte di mio cognato e inventariarne il contenuto. L'avvocato Davis, Nero Wolf. Desiderava parlare con me? No, no, ho saputo che Prescott era qui. Avete bisogno di ritirarvi in un'altra stanza?
No, nessuna urgenza, parleremo poi nello studio. Noi invece subito, in qualità di avvocato di Diana Kerr. Ma come, avvocati dello stesso studio legale? Signori, vogliate perdonare la mia intrusione? Nello studio Prescott e Davis c'è un'unica cassaforte? Sì. E l'avvocato Davis può servirsene indipendentemente da lei? Alla pari? Sì. Ecco i primi risultati del tuo contegno. Bella pubblicità per lo studio. Il vecchio caro studio, non pensi ad altro, vero? Se non t'andasse in pappa il cervello per quella donna. Lei insinuava... che l'avvocato Davis... A questo ci siamo ridotti. No, Davis è un galantuomo. Ha mancato come uomo, non come avvocato. E posso giurare che il testamento da me stilato e da me sigillato in una busta chiusa era esatto. Che cosa sarebbe accaduto se, aprendo il testamento e dando una lettura, lei si fosse accorto che era stato sostituito? L'avrei denunciato. Rovinando così la reputazione della ditta? O non avrebbe pensato al caro vecchio studio, piuttosto che agli interessi degli Otor? Io... Via, Prescott. Era solo un'ipotesi. Tutte le scoperte sono state un'ipotesi prima. Signor Ministro, guardi dietro la tenda. Ma cos'è, uno scherzo? No, no, è che dietro la tenda c'era sua cognata. Se era sua cognata. Comunque, una donna con un velo in testa, in ascolto. Mio Dio, ma in questa stanza avvenne il colloquio tra me e... Là eravamo. Io e il signor Gomez, il plenipotenziario argentino, ma... Come potevo pensare che... Lei sta parlando dell'indiscrezione che è alla base dello scandalo. Sì. Venni apposta da Washington. Bisognava tenere tutto segreto, sfuggire alla stampa. Noel era in Europa. Telefonai a Daisy chiedendole il permesso di usare la sua casa, disse che non ci sarebbe stata, aveva un impegno, ma a dette ordini alla servitù. Insomma, ci incontrammo qui. Joe, è un'accusa grave. Il giorno dopo Daisy era in volo per l'Europa, ti dice niente? E Noel tornò subito, prima del previsto. E Daisy rimase a Parigi? Sì, a lungo, se ben ricordo. Interessante, tutto molto interessante, ma dov'è Diana? C'è un solo punto scoperto nella sua ipotesi, signor Ministro. Perché sua cognata avrebbe fatto tutto questo a vantaggio di un marito che detestava? È vero. Perché? Beh, che avesse l'abitudine di origliare è un fatto, ce l'ha detto lei stessa. No, no, no. Ricordo bene ora. Prima di cominciare il colloquio andai a vedere dietro la tenda. Volevo accertarmi che la porta fosse chiusa. Era chiusa, non c'era nessuno. Lei ha guardato anche dietro al mobile bar? No, non mi passò nemmeno per la mente. O forse ad occhio mi pare che nessuno potesse nascondersi là. Eppure spazio ce ne sarebbe, a quanto pare. Diana Kern strangolata. Signor Ministro, faccia avvertire subito la polizia. Avvocato Davis! Avvocato Davis! Ci penserà lui. Mi raccomando, avverta la polizia fra 55 secondi, non prima. Perché? Finita. Thank you.
niente, niente, là, niente. Non si può passare niente. Fate circolare! Fate circolare! Dietro, gente, indietro, rispettate il dolore delle famiglie potenti. Tanto non c'è niente da vedere, neanche voi. Senta, Goodwin, io per questa volta rinuncio a portarla in centrale, ma non mi venga a dire che lei non sa dov'è. Che? Wolf! Senta, Kramer, che lei non sia ancora riuscita a scoprire l'assassino non mi meraviglia, ognuno ha i suoi limiti. Ma che tutta la squadra omicidi al completo, in 4 ore e mezza, non sia stata capace di rintracciare un oggettino della taglia di Wolf, distribuisca la foto del fuggitivo ai suoi uomini, poi vada a fare una battuta allo zoo, eh? Signor Goodwin. Dov'è? Nella serra o in camera da letto? È a letto da almeno 4 ore, con le finestre ermeticamente chiuse. Mi ha fatto dire che non c'è per nessuno. Comunque si è ripreso bene, ha mangiato con appetito. Ora gli sto portando la merendina. Una cosina leggera, eh? Lei crede che sia veramente in pericolo? Ma penso di sì, Fritz, se continui a dargli da mangiare tutta questa roba. Permesso. Eccomi qua. È stato uno strazio. Notizie di Saul? Sta pedinando Davis. Ora ho bisogno di avere qui la signorina Sara, che porti con sé l'occorrente per la notte, dovrà dormire qui. Che vergogna, non le sembra che sia un pochino troppo giovane per lei? Non faccia lo spiritoso, quella ragazza è in pericolo. Eh sì, quando l'ha scoperto? Quando ho potuto pensare in pace, ora vada. Signor Wolf, ci sono stato tutta la giornata a casa degli Otter. Vada! No, scherzi a parte, mi mandi dove vuole, ma non a casa di quelle donne. Vada! Sono dei momenti in cui se le donne la penso esattamente... Vada. Vado! Non è che lei manda me per mangiarsi tutte le crocchettine, eh? Vada! No, no, no. Sì, 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 va bene. Sì, non posso parlare. No, guardi che io ho un mandato. Va bene? Sì? Continuate, continuate. È Saul che insegue l'avvocato Davis, è vero? Sì. Dov'è? Lo devo arrestare subito. No. E allora arresto lei per favoreggiamento. Kramer, lasci che maturi da sé. Al punto giusto farà qualcosa di importante. No, la sola cosa importante per me è prenderlo subito. Ma lei vuol collaborare con me, sì o no? Io? Lei vuol prendere l'assassino oppure fare a braccio di ferro con me? Ecco. Guardi, Davis, glielo potrei far prendere anche da qui. Si sta girando in questa zona. Ma non deve arrestarlo ora. Mi faccia fare una telefonata, fra 2 minuti è dentro. E allora non avrà mai le prove. Alle prove ci porterà lui, personalmente. Se lo arresta ora, poi lo dovrà rilasciare, guarda. Mi dia 24 ore. Mm? Ci pensi, Kramer. Dice. Però mi deve dare anche una fotocopia del testamento di Noel Otter. Ma dico, lei è impazzito. Se fa quanto le ho detto, entro 24 ore le consegnerò l'assassino e le prove. No, devo parlare con Mendelbauer prima di decidere. Parli, parli con Mendelbauer, parli. Eh? Niente. Suppongo non sia un rapimento per amore. Beh, in un certo senso sì. Grazie, signor Wolf. Novità? Ho promesso a Kramer l'assassino entro 24 ore. Ah, benissimo. Malissimo. Non ho la più pallida idea di chi possa essere. E chi glielo dirà? Ma forse Davis. Si sta aggirando in questa zona. Si studi la carta. Le dice niente? Sta descrivendo un cerchio per la seconda volta, vede? Senta, signorina, mi dica una cosa. Davis aveva libero accesso in casa Otton? Potrebbe aver rubato lui la sua macchina fotografica? In camera mia è impossibile. È molto probabile che il ladro della macchina sia anche l'assassino di suo zio Noel. Qui abita Prescott. Complimenti. Dunque è presumibile che Davis, non potendo cercare Prescott allo studio, lo sta aspettando al varco quando rientrerà a casa. Ma perché? Ah, non lo so. Signorina, lei alla villa scattò fotografie, vero? Sì, già l'ho detto, c'erano tutti. Peccato che abbiamo perso quelle foto insieme alla macchina fotografica. Ma la macchina era scarica. E 2 rullini che hanno preso erano roba vecchia. E l'ultimo?
Ma lei non si ricorda? Ma qualche volta anche i geni cadono in letargo. Da Kraus, lo voglio al più presto. Con molto piacere. Allora, le piace? È di suo gradimento? Orrenda. Ecco, questa l'ho fatta alla villa in campagna. E questa l'ho fatta in città. Prima o dopo l'altra? Prima ho fatto questa in città. Le ho detto che fu Prescott a costringermi. Io non volevo andare alla villa, venne a prendermi. Ecco, lì è quando mi diceva di salire, di far presto. Ecco, e questa l'ho fatta dopo, quando siamo arrivati alla villa in campagna. Bene, bene, bene. Spenga. Lei è certa che la sua macchina fotografica sia sparita dalla sua camera da letto? Ricordo perfettamente che volevo ricaricarla, ma mi hanno chiamata e sono uscita dalla stanza col rullino nuovo in mano. E Prescott, come amico di famiglia, può essere entrato in camera sua? Prescott è l'uomo più timido e cerimonioso. Diventa rosso se deve usare il bagno. Chi la chiamò quando stava ricaricando la macchina? Zia Clotilde e zia Daisy. Faccia uno sforzo di memoria. Chi delle due zie, zia Clotilde o zia Daisy, fu la prima a chiamarla? Zia Clotilde si mi chiese un libro e mentre andavo a portarglielo incontrai zia Daisy che veniva da me. Voleva un whisky. James non rispondeva al citofono. E Daisy dove aspettava il suo whisky? La ritrovai in camera sua. Lei si accorse subito che la macchina fotografica era sparita? No, dovetti andare a comprare una certa crema per zia Daisy. Sa, si fida solo di me. Che genere di crema? Le cicatrici inaridite le danno fastidio. Una crema che le distenda. Ha mai visto il volto di sua zia Daisy? Nessuno l'ha mai visto. Io vado in terrazza. Venga con me. Vedrà delle belle orchidee. Se avessi la mia macchina fotografica. Le presti la sua? Con molto piacere. Visto che le fotografie della signorina sono così interessanti. Perché? È convinto di no? Appena arriva Orri, me lo mandi su da me. Deve andare a Rockland. E convochi per le 5 Raymond Plain, direttore del museo botanico. E se non volesse venire? Da me verrà. Da me verrà. Presunzione. Che dici, Fritz? Andrà messa in fresco questa roba? Ma buon Dio, cosa vuole che ne sappia io? Sono un cuoco svizzero, non un erborista. E questa potrebbe essere commestibile, erba, no? Non è commestibile. Facci piano, Fritz, non ne sarei così sicuro. Wolf è un elefante. Dove lo metto? Devi portarlo sopra in terrazza, lui è lì che ti aspetta insieme al direttore del museo botanico. Lo cucina lui? Fritz, potrebbe essere prezioso. Avrà scoperto qualcosa? Temo di sì, purtroppo. Perché purtroppo? Come perché? Perché mi fa rabbia, ecco perché. Ma lo guardi. Lo vede? Fotografie, erbette. Lo si trebbe una fattucchiera. Pare che giochi e poi vedrà alla fine, zaccate! Roba da farsi schiattare il fegato. Potrei raccontarle un'altra storiella di famiglia, signore. A mio rischio e pericolo. Voglio che lei scopra l'assassino di Diana. Perché è venuto soltanto ora? Perché dovevo rompere il muso a qualcuno. Già fatto? Sì. Prescott? Sì. Mi chiami il ministro Dan.
Pronto? Un momento, per favore. Signor Ministro, sono Nero Wolf. Impedisca all'avvocato Davis di lasciare questa stanza. È indispensabile. Se tenta, spari ad una coscia. Miri bene. Sì? Signor Ministro, le dispiace di venire subito da me? Naturalmente, sua moglie e le sue cognate. Ho in mano l'assassino. Sì, a suo tempo lo saprà. Mi chiami Kramer. Crede forse che l'assassino sia io? È matto? Stia calmo, Davis, stia calmo. Faccia un po' presto, per favore. Kramer, un attimo. Kramer, sono passate 23 ore. Mantengo la promessa. Qua ci sarà una riunione, tra un'ora al massimo. Ci sarà anche l'assassino. Mi usi la cortesia di passare all'abitazione di Prescott e lo preghi di venire con lei. Sì, lo troverà malconcio, ma insista. È indispensabile. Deve testimoniare. La mia ricerca, mia e dei miei eccellenti collaboratori, si è basata sui seguenti punti. Il testamento, i fiordalisi della signorina Mary Othorn, la mascherata della predetta con il velo di Daisy Othorn, la sparizione di una macchina fotografica, le violenze recentemente inflitte dall'avvocato Davis all'avvocato Prescott ed altro che esporrò mano a mano. Signorina Mary, vogliamo liberarci dei fatti che la riguardano? Riguardano me, non ho voglia di parlarne. Prenderò allora un'altra strada. Avvocato Davis, Diana Kemm è stata chiamata telefonicamente in casa Othorn? Sì, dalla signora Daisy. Così mi disse Diana chiedendomi consiglio. E il suo consiglio quale fu? Di non andare. Perché? Perché sarebbe viva se non fosse andata. Lei ha invitato Diana Kemm per telefono? Sì. Che cosa voleva da lei? Raggiungere un accordo, trattare, ma non l'ho nemmeno vista. Infatti, la signora Daisy era nello studio con me, ma apparentemente era anche nel soggiorno con Diana dove l'ha vista Goodwin. Come può sapere sotto il velo se quella vera era con lei nello studio o nel salotto? Non lo vorrei dire, Kramer. Vorrei essere creduto sulla parola per il momento. D'accordo, per il momento. Era su con noi, ma un'altra Othorn era giù con Diana. Vuole proseguire lei? No. Lei ha saputo che sarebbe venuta Diana e quando ha capito che sua cognata sarebbe rimasta a lungo con me, ha preso un abito di Daisy, un velo di Daisy e ha fatto il resto. Perché? Per sapere se Daisy tramava una pace separata. Io? Perché non ne saresti capace, prego, tu? Prego, prego, signore. Quando lasciò il soggiorno e perché? Quando fui scoperta dal suo tirapiedi. Per non essere smascherata davanti a quella donna me ne andai. Lei lasciò Diana Kemm nel soggiorno? Sì. Ha ragione per andarsene? Dovevo consultare la famiglia. Perché? Quella donna offriva un accordo, voleva $1,000,000. E il resto lo lasciava a noi. Che impressione le fece questa offerta? Nessuno me ne ha informata. Chi sapeva che Diana Kemm era in casa? Soltanto io e Amelia. Capimmo subito di aver fatto una sciocchezza. Lei, Prescott, aveva ragione, era molto meglio aspettare. L'avvocato Prescott sapeva che Diana Kemm era stata invitata a casa. Era in casa, dovemmo dirglielo. E lui? Si arrabbiò molto e aveva ragione. Da quel momento in poi, che cosa fece la signorina Mary? Restò sempre con noi. E l'avvocato Prescott? Fu chiamato da mio marito, andò da lui. È vero? Sì. Lei, signorina Clotilde, ricorda... C'è troppo fumo qui. Signor Goodwin, ne faccia portare qualche cero acceso. Fritz, porta un paio di ceri accesi. Dunque, dicevo, lei ricorda il fiordaliso caduto a qualcuno presso il cadavere di suo fratello? Non sapevo che... Metti qui.
Tutto pronto? Il pranzo? Ma no. Là. Non negherà che presso il corpo di Noel fu trovato un fiordaliso. Cosa? Quando? Perché io non ne so niente. È un altro atto di solidarietà familiare. Ma io devo sapere. Dov'è questo fiordaliso? Distrutto dalla famiglia Unita e Concorde. Ma non importa dove ora, importa dove era prima che lo trovassero accanto al cadavere. Signor Ministro, in quali condizioni era il fiordaliso che è poi sparito? Era fresco, appassito, guasto? Appassito? Molto appassito. Sara mi aveva detto che il mazzolino della zia Mary era invece freschissimo. Raymond Plain, direttore del Museo Botanico, ha fatto il resto. Anche per lui uno dei fiordalisi colti dalla signorina Mary non poteva essere appassito soltanto per la vicinanza al cadavere. Dunque, la prova dell'innocenza di Mary, intuita e voluta da lei, signorina Clotilde, noi l'abbiamo. Prova, prova, se lei questa me la chiama una prova. Mi lasci finire, giudicherà poi. Dunque, Davis era pazzamente innamorato di Diana Kerr, ma Diana, dopo un certo periodo, passò a Noel Hawthorne. Sono cose che succedono. Era una donna che passava facilmente. Davis aveva libero accesso alla cassaforte dello studio. Ebbe l'idea di comprarsi l'amore di Diana falsificando il testamento. Gli rompo un'altra faccia stasera. Signor Goodwin, la fotocopia del testamento. Grazie, Kramer. Prego. Accenda. Le disposizioni che contano sono nella prima pagina. Nella seconda si leggono quasi soltanto le firme del testatore e dei testimoni. Bastava sostituire la prima pagina, far coincidere l'ultima parola della prima con l'inizio della seconda, e il gioco era fatto. Spenga il proiettore. Bisognava che Noel Hawthorne non avesse più modo di vedere la nuova stesura del testamento, e bisognava che il testamento divenisse operante. Cioè bisognava uccidere Noel? Appunto. Lei è un grosso imbecille. Prego l'ispettore Kramer di prendere nota che sporgerò querela per diffamazione. Noel muore. Il testamento diviene operante. Davis e Diana discutono l'accordo. Sono stati visti insieme a cena poco dopo il delitto. Testimoni Saul Panzer e Henry Carter. C'è bisogno di prove per immaginare che parlassero del testamento? Il testamento è stato scritto da Prescott. Insomma, ci ha letto quello. Ce l'ha presentato come buono, valido. O non si è accorto? Il povero Prescott. Un professionista così attaccato al suo caro vecchio studio. Lasciar propagare una notizia del genere significava la rovina del suo prestigio. Prescott, galantuomo, strapperà a Diana un buon concordato, con ciò salvando in estremis gli interessi degli Otto. La mia ipotesi riguardante il testamento è esatta? Sì. La prima pagina era stata sostituita? Sì. Lei ha visto Diana in casa Hawthorne? Sì. Quando? Ero stato chiamato da Dan. Ha sentito? Ma prima volli scendere dalla Kern. Bisognava rimediare l'errore di quella mascherata. E che cosa avvenne? Diana confessò. Disse quello che sapeva. Che Noel era stato ucciso da Davis? Sì. Ti ammazzo! Basta! Non andiamo! Lasciatemi! Non ancora. Ho già tutto quello che mi serve. Non tutto, le mancherebbero le prove essenziali. Bisogna ascoltare anche Davis. È vero. Ero innamorato di Diana Kerr. Non pensavo che a lei. Ma lui se n'era innamorato prima di me. Il testamento l'ha alterato lui. L'ho saputo da Diana quando venne a dirmi i termini dell'offerta di Prescott. La sera di quel lunedì lui le portò la notizia della morte di Noel e una copia del testamento da lui alterato. Glielo offriva, si può immaginare a quali condizioni. Ha le prove di quello che dice. Ma cosa mi importa delle prove? Diana è morta. Aveva paura, venne da me. Mi disse che avrebbe cercato di concordare con gli Hawthorne per tirarsi fuori da tutto. Ma non ha le prove. Le ho io le prove. Signora Daisy, chi tra i presenti sapeva la verità sul suo volto? Lui. Lui sapeva che mi ero operata a Parigi. Il conto della clinica per un disguido
Fu mandato alla nostra amministrazione, cioè a lui. Noel lo sapeva? Noel. Quando lo raggiunsi a Parigi portandogli quelle notizie sull'Argentina, scoppiava di gratitudine. Mi strinse fra le braccia. Dopo quanto tempo. E gli sfuggì di bocca un peccato. Disse proprio così. Che peccato. In quel momento capii che fra noi due tutto sarebbe tornato come prima se io fossi tornata quella che ero prima. E allora decisi. Mi feci operare. Poi non c'è più stato tempo. Signori, prego. Una sola cosa importa ora, che Prescott la consigliava. Sì. Avevo veramente bisogno di aiuto. Diceva che avrebbe fatto brutta impressione alla famiglia a tornar bella di colpo dopo vedova. Diceva così, vero? Sì. Credeva di aiutarmi, penso. Anche quando le chiese la macchina fotografica di Sara? E lei la prese e gliela portò, vero? Sì. Ma io non... Sapevo che Sara ci aveva fotografato tutti, presso il corpo di Noel. Dissi a Daisy di darmi quella fotografia, volevo studiarla. Sono un avvocato, no? Lei avrebbe potuto farne l'uso che ne farei io se l'avessi. Eccola. La foto che Prescott voleva avere e distruggere era già in mie mani. Tenga pronta anche l'altra. Pardon. L'avvocato Prescott ha la nota e gentile abitudine di ornarsi l'occhiello con un fiore. Ogni mattina esce, si ferma e si fa dare quello che il suo fioraio chiama il fiore del giorno. Quel lunedì, quale fiore gli misera l'occhiello? Guardatelo bene lì, nella foto. È una rosa di macchia. Brava. Esattamente. Lei ha un vero talento per la botanica. Nelle due fotografie si può vedere all'occhiello di Prescott una rosa di macchie. Fiore che si trova su rami come questo. Ma a parte il fatto che vi sfida a trovare in tutta New York una rosa di macchie, prego l'ispettore Kramer di interrogare il fioraio personale dell'avvocato Prescott e saprà quello che mi hanno detto per telefono. Quel lunedì, non solo non possedeva fiori di macchie, ma offriva ai suoi clienti fiordalisi. Il fiordaliso trovato accanto al cadavere non era caduto dal mazzolino di Mary. Lunedì, ora X. Prescott è nelle vicinanze della villa di Dan, dove Noel sta sparando ai corvi. Chiacchiera, si dà un contegno, si toglie dall'occhiello il fiordaliso appassito e lo sostituisce con una rosa di macchia. Poi dice: mi fai provare se riesco a buttar giù un corvo anch'io? E gli spara in faccia. Lunedì, ore 6, New York. Cambi, si incanta? Sì, francamente sì. Prescott sta partendo per la campagna, questa volta ufficialmente, e si porta dietro l'imprudente fotografa Sara. Costei fissa la prova che Prescott in campagna c'è già stato, se no avrebbe ancora l'occhiello il fiordaliso e non la rosa di macchia. Voglio vedere quale giurato crederà a questa storiella campestre. La signorina Kerr, se dico Diana, perché l'ha uccisa? Se Prescott l'amava, l'ha detto Davis. Capì che sarebbe venuta via con me. Aveva paura di lui. Ora basta! Ispettore Kramer, se anche lei crede a questa sciocchezza mi porti via con sé. Ma l'avverto, a suo rischio e pericolo. Beh, Wolf, certo che i fiordalisi e le roselline di macchia in aula contano poco. Ci vuole ben altro. Si siede, avvocato Prescott.
Il resto sarà fatto da Raymond Plan, direttore del Museo Botanico. Dirà pubblicamente quello che ha detto a me in privato. Quest'erba, di cui l'assassino si è servito per pulire il fucile, graffiando anche le parti metalliche, quest'erba, dicevo, non solo è tagliente, ma nei piccoli tragli che produce lascia dei microscopici cristalli, non so se il termine sia esatto, signorina Clotilde. So solo che l'acqua non li toglie. Ci vorrebbe il fuoco. Dicevo, quando Prescott per le cure di Kramer sarà sottoposto ad un esame microscopico, in uno o due dei suoi polpastrelli saranno trovati cristalli di quest'erba. E sarà la prova conclusiva. Ma cosa fa? Si è bruciato i polpastrelli. E anche l'anima, Davis. È una confessione, l'avvocato Prescott. E dove più l'avvocato Prescott? Non si inorgoglisca, Wolf. Lei raccoglie la cenere dell'avvocato Prescott. Vado ad affidarlo alle cure del tenente Radcliffe. A nome di tutti noi, grazie, signor Wolf. Certo che lei ha tutte le fortune. Anche l'erba con i cristalli è andata a trovare. Mai sentita. Non è il mio campo, ma era un'erba inventata, vero, signor Wolf? In latino inventare significa trovare. Insomma, vuol dire... Studi botanica, ispettore. Ma che grande attore. In tanti anni non mi ci sono ancora abituato. Thank you.